Una zebra all'acquario, insomma, sembra quasi un gioco, ma abbiamo scoperto che esiste anche lo squalo zebra. E manca un mese alla grande sfida dell'Italia contro la Georgia a Genova e inizia a salire l'attenzione e anche un po' la tensione, perché partiamo da qui, è veramente la partita con la P maiuscola per voi. Sì, la tensione sicuramente sarà alta perché, come hai detto tu, è la partita delle tre, ovviamente è quella che noi sentiamo un po' più stretta, un po' più importante, perché ovviamente veniamo da una sconfitta contro di loro 2 anni fa e ovviamente abbiamo voglia di riscatto, di farci valere e di vincere questa partita. Sarà un autunno intenso con insomma tre grandi sfide, tornate a Genova dopo 2 anni fa con il Sudafrica, un Ferrari se è tutto pieno, quanto e cosa può darvi in più lo stadio di Genova? Ma sai, tante volte noi parliamo di un 1%, quel qualcosa in più, e ovviamente sai, il pubblico, avere e soprattutto uscire in uno stadio dove esci dai spogliatoi e vedi 40.000 persone è qualcosa di emozionante, ti dà una spinta in più, ti dà una carica in più. Quanto è cambiato in questi 2 anni l'Italia, il rugby italiano, da quella partita con la Georgia a questa? Beh, è cambiato molto, ovviamente se guardo un po' indietro a 2 anni, ovviamente anche io magari avevo 15 caps in meno, e una squadra molto più giovane che doveva fare molta più esperienza. Ovviamente adesso siamo una squadra consapevole dei propri mezzi, che sa stare in campo, ovviamente una consapevolezza, un qualcosa di più importante, una crescita personale da parte di tutti e anche collettiva. Avete fatto un grande 6 Nazioni, cosa vi aspettate da queste 3 sfide? Grande 6 Nazioni, ci aspettiamo ovviamente di riuscire a mantenere quello che abbiamo fatto vedere come stile di gioco, come attitudine, e questo credo sia la cosa principale per noi. Il tuo ruolo di pilone cosa comporta? Fatica, se si può dire. No, nel senso, ovviamente è un ruolo importante per noi, soprattutto la cosa più importante è non concedere calci di punizione facili in mischia, ovviamente sappiamo che può succedere, essere il più presente possibile nel gioco, essere un giocatore aggiunto, non un giocatore in meno. Si parla della Georgia e l'Argentina, cosa puoi dirci? Argentina ovviamente è reduce dal suo miglior championship, questo è un qualcosa che ci dà da pensare. E ovviamente inizieremo a pensare all'Argentina da domenica prossima, che saremo raduno e niente, e ovviamente è un'Argentina che sarà combattiva, che avrà voglia di vincere, ma questo anche noi. Nel suo percorso di crescita questa Italia a che punto è? Insomma, quali margini avete ancora, se siete consci di questo? Ma consci ovviamente uno lo è sempre, nel senso ovviamente sappiamo che nonostante tutto siamo ancora una squadra giovane, abbiamo tanto margine, sappiamo che possiamo crescere, se mi guardo indietro vedo Tommy all'ultima 6 Nazioni, il miglior giocatore del 6 Nazioni, c'è tanta speranza, c'è tanta qualità e vedremo solamente col futuro e col lavoro. Criticità e pregi dell'Italia? Criticità difficile, nel senso può essere per entrambe la giovane età, diciamo così, l'età media abbastanza giovane, da una parte pecchi magari su un po' di esperienza o qualcosa che ancora devono accumulare alcuni giocatori, dall'altra ovviamente la parte della crescita. Si inizia a parlare di cambiare alcune regole del rugby, non sono ancora ufficiali, quindi sono solo voci, cosa comporterebbe per voi? Beh, sai, le regole per noi magari cambia qualcosa, ma non possiamo farci nulla, perciò ci adattiamo a quello che sarà. Cercheremo ovviamente di dare i nostri feedback per quanto possibile, per quanto loro ci vogliano ascoltare, e vedremo solamente quando verranno messe in atto. Il rugby è una festa, il terzo tempo è un esempio a livello globale, insomma la vostra partita con la Georgia a Genova sarà anche un'occasione speciale. Genova è capitale europea dello sport, porterete non solo un grande spettacolo sportivo ma anche un grande spettacolo di fair play, insomma vi rendete conto di portare anche questa maglietta addosso oltre all'azzurro, la maglietta di uno sport pulito, duro, ma che offre anche grandissimi valori. No, sicuramente prima sono passato e mi hanno
regalato questo qui di Genova proprio. E no, sicuramente sappiamo che il nostro sport è ben visto e ci teniamo a mantenere questa linea, ovviamente, e dare tutto per cercare di rimanere e far rimanere soprattutto le persone di quest'idea. Genovesi hanno, come si suol dire, la bocca buona, perché qui l'Italia ha affrontato nel 2000 gli All Blacks, 2 anni fa il Sudafrica, in passato altri straordinari campioni. Perché, fai un appello ai genovesi, spiegacelo, ma perché questa proprio non va persa? Perché forse erroneamente la Georgia sembra un po' meno intrigante come nome, per i non esperti ovviamente, invece come dicevamo all'inizio è una partita incredibile e imperdibile. Sì, assolutamente, la Georgia, come ho già detto prima, probabilmente delle tre è quella più interessante, soprattutto per il passato che c'è stato, nel senso le voci, sai che noi veniamo da un periodo un po' difficile durante le Sei Nazioni, gli ultimi Sei Nazioni, e ovviamente loro, sai, con il fatto del vogliamo prendere il posto dell'Italia, c'erano tante parole e tante voci su di noi, perciò è arrivato il momento un po' del riscatto, di far vedere quanto valiamo, e ovviamente per Genova il sostegno del pubblico per noi è fondamentale, e avere gente allo stadio è ciò che conta, è quello per cui giochiamo anche. Ci vuole tutto esaurito? Assolutamente sì. Sai che avrete anche un grande campione, un grande amico del rugby nel terzo anello, insomma, giocate nella città di Marco Bolesan. Sì, Marco, come ho detto oggi parecchie volte, ovviamente io gioco nella squadra che lui ha fondato, nelle Zebre, perciò per noi e per me soprattutto è un motivo di orgoglio e un motivo di responsabilità.